Salvetti e sono responsabile del laboratorio controllo chimico e biomonitoraggio della sede di Ancona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. In questo laboratorio ci siamo occupati di un progetto di ricerca sulla presenza di azaspiracidi nei mitili dell'Adriatico, un progetto finanziato dal Ministero della Salute e portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Le motivazioni che ci hanno spinto a questo progetto sono legate al fatto che nel momento in cui abbiamo messo a punto un sistema strumentale per l'analisi delle tossine algali, ci siamo accorti che nei nostri mitili erano presenti degli azaspiracidi, ovvero delle tossine generalmente fino a quel momento riscontrate quasi esclusivamente nei mitili del Nord Europa. Infatti questo costituiva il primo caso di isolamento di questo tipo di tossine nel Mar Mediterraneo. Gli obiettivi che ci siamo posti con questo progetto erano di valutare a fondo e approfonditamente quella che era la contaminazione dei nostri mitili, individuare il produttore primario, ovvero l'alga produttrice di questo tipo di tossine, studiare i processi di accumulo, metabolizzazione e detossificazione dei mitili e studiare infine le risposte biologiche di questi organismi, ovvero i biomarker. Io sono Simone Bacchiocchi, sono biologo, tecnico di laboratorio qui presso il laboratorio controllo chimico e biomonitoraggio coordinato dal dottor Sorletti. Nell'ambito di questa ricerca mi sono occupato più dell'aspetto tecnico. La ricerca ha compreso due fasi sequenziali. In una prima fase siamo andati a valutare il livello effettivo di contaminazione di mitili arrivati lungo la costa marchigiana per quello che riguarda gli azaspiracidi, andando a valutare eventuale presenza di trend sia di tipo stagionale, quindi come variava la contaminazione nell'arco dell'anno o dei due anni di studio, sia per quello che riguarda un eventuale trend geografico, quindi andando a studiare punti di campionamento dislocati lungo tutta la regione e vedere se c'era una variazione per quello che riguarda l'incidenza di questa contaminazione. Contestualmente a questo l'Università di Ancona si è occupata di effettuare dei prelievi di fitoplancton per andare a cercare l'organismo produttore, quindi l'origine biogena di queste tossine. Sono stati effettuati diversi campionamenti nei quali sono stati identificati organismi diciamo sospetti di appartenere al genere Azadinium, che è il genere che produce gli azaspiracidi. Questi sono stati identificati tramite tecniche di microscopia e messi in coltura per poi poter utilizzare nella seconda fase della ricerca, che prevedeva esperimenti di esposizione di molluschi, nella fattispecie Mytilus carolinensis, ha una forte concentrazione nella colonna d'acqua di Azadinium, per valutare una serie di risposte da parte dell'organismo, quindi sia risposte di tipo accumulo, metabolizzazione, detossificazione nei confronti degli azaspiracidi, sia una serie di risposte biologiche che potevano includere parametri di risposta immunitaria, marker danno neurotossico, parametri di disturbo ossidativo e marker di danno genotossico. Questo è stato un compito dell'università, quindi l'unità operativa 2 della ricerca. Una delle risposte biologiche più precoci che solitamente si prendono in considerazione è definita come stabilità lisosomiale. Come vedete nell'immagine si va a valutare la capacità delle membrane di questi organelli di trattenere un colorante neutro, nella fattispecie rosso neutro, attraverso l'osservazione a microscopio ottico. Queste risposte, questi biomarker sono estremamente importanti perché ci danno un'idea dello stato di salute dell'organismo e quindi della salubrità dell'alimento che poi arriverà sulla tavola del consumatore. Questo progetto ci ha consentito di avere dei risultati estremamente importanti e degni di essere approfonditi, e questo grazie anche alle tecniche sofisticate che ormai da anni utilizziamo nel nostro laboratorio, come ad esempio la liquido massa triplo quadruplo.